Ho messo all'orecchio. Dai, mettilo bene. Mi hai rotti con il Bruno Catanzaro. Dai, Bruno, andiamo a Bruno. Crugiani. Stasera io sono così, non ci sento. Che devo fare? Cioè, Crugiani, buonasera. Non sento bene. Questa è una voce squillante, Bruno da Catanzaro. Una voce squillante, ottima, stupenda. Dai. Crugiani, mi senti? Sì, sì, eccomi qui. Dimmi. Posso fare una domanda a Parenzo? Sì, vai, dritto. Parenzo, una domanda molto amichevole. Sì, dimmi. Voi ebrei avete ucciso il figlio di Dio. Questo è stupendo. Questo inventato il marxismo. Sì. Anche il avete Papa... inventato il capitalismo. Non, sì. più. Non è che ci porterete alla terza guerra mondiale per caso, no? Una domanda amichevole. Allora, sulla prima questione che lei pone sull'uccisione di Gesù, diciamo già il Papa, non questo, qualche Papa però, prima. Se non inizia, però vorrei che Bruno articolasse un attimo queste sue. Non c'è da articolare, sue, un delirio. Questi un suoi delirio. Pensieri. Articolare, Cruciani. Sono domande semplici. È da chiamare l'ambulanza, da chiamare l'ambulanza. Una struttura specializzata per quello che lei dice. Sul fatto ambulanza. Che abbiamo inventato il marxismo, sì. e anche il capitalismo, viceversa, quindi due ebrei. Dottrine antitetiche. Cioè, non sono lei stati capisce. Gli ebrei, scusa. Scusa Bruno, per te gli ebrei che cosa sono? Praticamente i padroni del mondo. Però non grandi... ho capito la contraddizione. Ma scusa, questo stimo. Idiota, fammi capire da questo imbecille. No, cioè, no, lei no dice... non mi chiamare idiota che ti chiudo il telefono, cretino. Ah, chiedo scusa, è vero, lei mi ha appena offerto. Parla con scusa. Un signore di 73 anni. Vabbè, quello sì, pur sempre un imbecille, adesso al di là dell'età, dice delle cose idiote. Non ti permettere, non ti permettere. Ma non ti permettere, ma sei impazzito, sei idiota, imbecille. Quello, non ti permettere con questo c'entra signore. C'entra quello che dice lui, non c'entra questo l'età. È vero, l'età non c'entra, non c'entra sì, niente, sì. non c'entra una questione di età, è una questione di concetti, di cose che dice. Ha detto tre idiozie. Sulla prima, sull'uccisione di Gesù, lasciamo stare, vada a vedere quello che ha detto il Papa. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? È questo, tanto chi l'hanno ammazzato? I palestinesi, forse? I romani l'hanno ammazzato. In collaborazione, diciamo. Comunque, non conosce la storia. Anche veramente. Il Papa, anche la Chiesa lo dice più. Non conosci la storia, Parenzo. Neppure non la Chiesa la dice, parla più dei deicidio. Vabbè, comunque ma lasciamo comunque. Stare questa discussione teologica. Vabbè. Che riguarda allora, la Bruno, Chiesa. Allora, Bruno, perché hai chiamato? Sulle altre due opzioni, perché? Mi spiega lei com'è Aspetta, possibile sentire, fare il dai. Marxi, inventare il comunismo. Allora, Bruno, siccome dimmi. È un piccolo presuntuoso, sì. gli volevo fare questa domanda. Cioè, qual è la domanda? La domanda è vero o no che gli ebrei insieme ai romani hanno ucciso il figlio Vabbè, ma di d'accordo, Dio? Questo, superiamo no, questa cosa qua. Non è vero. Il marxismo, chi l'ha inventato? Vabbè, d'accordo, domanda il marxismo, è d'accordo, l'avrà inventato Marx pure uno inventato. Di origine ebrea, non lo so adesso, secondo te. Marx era di origine che c'entra ebraica. Il capitalismo? E anche poi. Il capitalismo, quindi, hanno inventato. Sì, anche il capitalismo capire. Hanno inventato. Ecco, gli allora ebrei. Mi spieghi lei, hanno inventato Vabbè, ma allora sono ca- stati ma allora sti cazzi, ma che hanno inventato tutto? Hanno inventato il marxismo. Ascoltami un attimo. Hanno inventato tutto allora. E capitalismo. Anche la ruota hanno sono inventato. Sono stati i mali del mondo. Ah, benissimo. Dunque, secondo te gli ebrei sono il male del mondo? Hanno inventato due cose che sono state il male del mondo. No, non ma hai grande inventato? Simpatia per i signori cosa ebrei? Dire, tu, o no? No, io non li calcolo proprio. Per ma che me... vuol dire non li calcolo proprio? Che vuol dire? Cioè, non li odio e non li stimo. Per te sono qualcosa di maledetto, dimmi la verità. Per te sono maledetti, questo è il punto. Non lo vuoi dire, ma lo pensi. Non lo vuoi dire, ma lo pensi, Bruno. Lo sento dalle tue parole. Lo sento dal tuo. Sono preoccupato che rischiamo la terza guerra mondiale per colpa loro. Per colpa degli ebrei. Per colpa di una cosa abbastanza. Ma perché logico. Rischiamo la terza guerra mondiale per colpa degli ebrei? Ma perché? Perché? In quella zona sì. è una zona quale difficile zona? E ma non lo sappiamo, cretino, sì. in quale zona? Israele e Palestina. Ma lo sappiamo che è una zona difficilissima di e invece che buttare acqua sul fuoco. Questo viene dalla Calabria invece, una zona tranquillissima. Che vorresti dire? No, per quello che ho detto. Una zona tranquilla la Calabria. Questo non dire. È notoriamente una zona di grande legalità la sera Calabria, eh? Volevo dire solo questo. Io ho sempre combattuto l'illegalità e ho creato 100 posti di lavoro. Pigliala quella analfabeta di Parenzo. Lei ha creato 100 posti di lavoro, ma in ospedale, sì. probabilmente. 100 pazienti.
100. Con lei 101, 101 pazienti, ha dato lavoro alla sanità lei. Sicuramente impiegati. Lei, ma quali tecnici? Lei ha dato lavoro al sistema sanitario calabrese e questo le fa onore. Perché essendo notoriamente un malato di mente, dà lavoro alla sanità calabrese. Malato di mente, ma come ti permetti? Ha detto quello che ha detto, è uno spostato. Bruno, ti ha detto malato di mente. Ma è un chiaro spostato, ma non è che lo dico io. È un pagliaccetto, Cruciaio. Lei è uno spostatino invece. Normalmente parlo con persone serie. Sì, col medici parla infatti. Che controllano la sua cartella sanitaria. Sono molto sano, amico mio. Non lo so quanto. Non lo so. Molto, ma molto sano. Non lo so, ho dei dubbi a sentirlo ancora parlare, lavoro. Però. Ancora lavoro. Ancora stai mettendo in discussione il fatto che questo qua è uno sano o no. Ma guarda che sei una vergogna. Ma avrà la flebo in una mano con dei medicinali per tenerlo calmo e in quell'altra il telefono. Capito? Questo tanto sarà la che scena. Sono malato, Parenzo. Ascolta, no, l'ultima di mente, cosa. Di tanto testa, che cara. Sono malato. E non riesco a stare in piedi. Perché? Che è successo? Se io avessi la fortuna di incontrarti, che guarda, ma ti darei due ceffone per la tua presunzione. Non come persona, sei mentalmente presuntuoso. Tu l'umiltà non la conosci. Vengo ad Hai aiutarlo. Capito? Vengo allora? A farle il turno di notte. Sei un piccolo morto di fame. Beh, morto di fame no. Vengo a farle il turno morto di fame che di fronte a me moralmente sei un morto di fame. Vengo a fare il turno di notte, così la assisto con i medici mentre la curano mentalmente. Ciao Bru. Sei degno di entrare in una casa come la mia tu. Ciao Bru. Ma per carità, non manco mi sogno io. Ehi, Cruciani.